Sapete, si dice che quando vediamo qualcosa che ci emoziona e che ci piace, le nostre pupille si allargano istantaneamente. Questo succede quando, per esempio, guardiamo una persona che troviamo particolarmente attraente. Ed è vero, si tratta di un processo provocato dalla dopamina rilasciata dal cervello che in qualche modo eccita le terminazioni nervose del nostro corpo e le pupille si dilatano. Quando ho visto Space Marine 2 per la prima volta, le mie pupille si sono allargate così tanto che sembrava un c***o di grigio. Il setting fantastico, le orde infinite di mostruosi tiranidi, le armature fighissime, le armi tamarre solo un pelo meno di un live di Gigi D'Agostino, il gameplay ultra frenetico e mio Dio, la grafica. Quando esce, è possibile averlo subito tirando banconote al monitor, ne ho bisogno ora. Tutto urlava testosterone da tutti i pori ed ogni cosa si spappolava sotto i colpi degli Ultramarines con una facilità disarmante ed un quantitativo di gore totalmente fuori controllo. Era quello che stavo cercando. Basta fare i professorini, basta darmi personaggi a cui devo per forza affezionarmi e per cui devo sorbirmi quintalate di dialoghi se voglio conoscere la loro travagliata backstory. Come su Doom, datemi solo l'arma più grossa che si trova nel raggio di qualche metro da me e fatemi fare a fette orde di nemici senza alcun senso, gridando e intonando la mort jour. Ah sì, una ventata di aria non fresca, ma salubre. Piacevole, come quando vai a far benzina e senti quel buonissimo odore di petrolio nell'aria, che non ti fa per nulla bene ma che senti così familiare che quasi ti rilassa. Ecco, questo sarebbe il momento in cui vi mostro qualche gameplay registrato dove affetto orde su orde di nemici al grido di «Per l'imperatore!» con un po' di rock di sottofondo, tipo Iron Man dei Black Sabbath. Ma no. Questo è solo il momento in cui vi dico che, almeno per il momento, ho buttato per l'ennesima volta i miei soldi in un buco nero. Oh, le sento già le vostre tastiere che bruciano sotto i colpi delle vostre dita. Siete arrabbiati, lo so, e lo sono anche io, solo per motivazioni profondamente diverse. Sia chiaro, non sono uno di quelli a cui piace fare il bastian contrario per fare visualizzazioni facili. Sono consapevole che basta spalare merda sull'ultimo prodotto lanciato su Steam e per cui la community unitamente sbava nutrendosi a vicenda di hype. That is one big pile of shit. Di solito sono io quello da quella parte, cavolo. Io sono proprio in mezzo a quelli che sbavano e si incazza anche non poco quando sente qualcuno che senza un senso logico attacca il gioco che mi piace. Ma non stavolta. Stavolta sono tra quelli che si mette in un angolo, fa spallucce, incrocia le braccia e dice ma lo sai che... Trovo che Space Marine 2 sia un gioco pigro, povero di contenuti, ripetitivo, sbilanciato ed estremamente noioso. Allora, qui sul copione c'è scritto che devo dare enfasi ad estremamente noioso, quindi... estremamente noioso! Ma andiamo con ordine, ok? Il gioco è fondamentalmente diviso in tre parti, campagna, operazioni e guerra eterna. Analizziamole una ad una, così che non possiate dirmi che mi son perso qualcosa. Parliamo della campagna. In questa modalità prendiamo il comando di Demetrian Titus. Non entrerò nel dettaglio della lore di questo personaggio, o peggio ancora di quella di Warhammer 40.000. Immaginate Titus semplicemente come la rappresentazione più prossima al meme del Giga Chad. Sempre incazzato, super macissimo dai muscoli scultorei e geneticamente modificato. Nei suoi panni affronteremo un cammino di redenzione che ci porterà a sbudellare ettolitri di tiranidi, sventare i pericolosi piani degli eretici e distruggere l'ennesima macchinazione di Imura. Possiamo scegliere se intraprendere questo viaggio da soli o con altri due giocatori che prenderanno rispettivamente il posto degli altri due membri della nostra compagnia. Di base le premesse per una grande storia ci sono, i personaggi riescono ad essere carismatici al punto giusto, seppure estremamente sintetici e per nulla loquaci. È tutto così bello che temi che da un momento all'altro debba arrivare qualcosa a rovinarti la festa, e quel momento arriva, arriva anche troppo presto. Per quanto bello sia fare a fette le orde di tiranidi, la noia mi ha investito veramente molto presto. Quando mi sono accorto che già dalle prime missioni il gioco non è altro che un brodo allungato, fatto di momenti che si ripetono ciclicamente, che vengono riproposti in diverse salse, senza aggiungere mai nulla di concretamente divertente. Ok, è bello giustiziare il tiranidone più grosso della scolaresca con la nostra spada sega, ma dopo la quarta volta che ti viene detto «Oh sì, resta qui che deve caricarsi questo evento e nel frattempo fai fuori tutto ciò che ti viene addosso, eh?» Ecco che un'orchite inizia a far capolino nei vostri pantaloni, pronta a sostituire quella proibita sensazione di durezza
dopo la prima uccisione truculenta che avete fatto. Riassumendo il gameplay della campagna, potremmo dire che non è altro che una sequela di corridoi ben fatti a livello visivo, con una manciata di nemici che spawnano ogni metro e mezzo qua e là, e in cui in almeno 5 di 6 missioni sarete costretti a, in ordine cronologico, affettare nemici, difendere un punto, affettare altri nemici, difendere un altro punto, affettare i nemici o nemicone incredibile e andare via. Io lo capisco voler fare le cose alla vecchia maniera, per carità, sono contento prima io, ma un pelo di combo o animazioni di finisher in più non avrebbero fatto male. Avrebbero sicuramente reso il ripetere la pressione dei tasti più piacevole, divertente e soprattutto avrebbero coperto, almeno parzialmente, la ripetitività delle missioni. Ripetitività che trovo veramente insensata, perché anche cambiando le meccaniche e aggiungendo qualche variazione di gameplay, si poteva conservare intatta la storia del gioco ed avere una campagna che non brillasse solo dal punto di vista di setting e trama. Un'occasione persa ingiustificatamente, visto che non hanno nemmeno dovuto lavorare tanto. Sì, perché tornando a quanto dicevamo prima, la campagna è comprensiva di sole 6 missioni, che durano un'oretta circa. E che a causa delle continue riproposizioni cicliche di situazioni reschinnate a seconda del posto in cui ci troviamo, dopo un po' ti danno la sensazione di essere una minestra allungata che ti viene ordinato di mangiare con una forchetta. E sì, lo so che ogni 3 missioni c'è almeno un elemento che si differenzia su quello che è stato già proposto, ma non basta. Non basta, perché i nemici sono sempre gli stessi, gli cambiano solo la skin. Ad un certo punto mi sono messo lì a rasciare come un dannato per chiuderla questa cazzo di campagna, perché non ce la facevo più. Meno male che dura solo 6 o 7 ore circa. E non potete nemmeno giocarlo e finirlo con un vostro amico sperando di progredire insieme a lui. Sapete perché? Perché quando tornate nella vostra partita, la progressione che avete avuto nella partita in coop non sarà disponibile anche da voi. E allora vi starete chiedendo perché sono andato avanti. Perché la cosa che più mi interessava erano le operazioni, il PvE di Space Marine 2. Tanto decantato da chi era riuscito a giocarlo in Early e l'aveva recensito. Ma prima di entrare nel PvE, il gioco ti consiglia di finire la campagna per evitare spoiler. Ma ora ce l'ho fatta, eccomi, giochiamo queste operazioni. Ora, reggetevi forte, mi raccomando. La modalità PvE di Space Marine 2 consiste in 6 missioni, della durata di circa 40-50 minuti l'una, in cui, insieme ad altri 2 giocatori, ripercorrete le gesta delle squadre che erano di supporto a Titus durante la campagna. Vabbè, dai, almeno il gameplay sarà differente. Ci sarà qualcosa di profondamente diverso, a parte le classi disponibili e la personalizzazione dei personaggi. No? La risposta è no. Non solo il gameplay loop è esattamente lo stesso della campagna, lo sono anche le armi ed alcune classi, visto che se durante la campagna provate uno degli altri 2 personaggi disponibili, avrete già 2 delle classi disponibili in anteprima, con le stesse abilità delle operazioni. Nemmeno la briga di rendere speciali 2 dei 3 personaggi utilizzabili durante la storia, niente. Il tutto poi è reso ulteriormente noioso dal fatto che non solo vi dovete rompere di nuovo le palle a rientrare per l'ennesima volta nello stesso loop della campagna, ma non avete nemmeno dei personaggi completi. Dovete ripetere ancora e ancora tutte le operazioni per poterli completare dal punto di vista della caratterizzazione, per sbloccare abilità passive e potenziare le armi a vostra disposizione, masterandole e acquistando potenziamenti da uno streminzitissimo albero dei miglioramenti. Potete aumentare la difficoltà? Certo, ma a questo punto non fa altro che rendere più difficile percorrere per la 20ª volta la strada che avete già percorso e basta. Ora, da bravi, ripetete questa cosa per ogni classe disponibile ed avrete l'essenza delle operazioni, la PvE tanto decantata dai recensori. Ma sapete cosa? Non importa. Abbiamo la modalità Guerra Eterna, no? Dai, sono sicuro che lì abbiano fatto un buon lavoro. Sono sicuro che lì non possano ripetere di nuovo tutto il discorso della campagna. Sono sicuro che la PvP, che nessun recensore ha provato prima di dare il voto al gioco, avrà un senso. La guerra eterna dovrebbe chiamarsi in realtà la merda eterna. Il PvP consiste in sole 3
modalità di gioco, due delle quali praticamente identiche l'una dall'altra. E indovinate un po', pochissime mappe, stesse classi, stesse armi, sia che voi facciate parte dei buoni o dei cattivi, e progressione di classi e personalizzazione diversa e resettata rispetto al PvE. Alla fine va bene, basta fare qualche kill, no? No. Il sistema di scudo e di salute, che funziona in realtà molto bene nel PvE tra campagne ed operazioni, è riproposto anche qui con l'unica variazione di potersi curare se non si viene colpiti per qualche secondo. Il risultato è venire uccisi molto velocemente da dei giocatori molto lenti che, gira che te rigira, utilizzano sempre le stesse classi. Questo perché l'unità pesante e il comando sono sbilanciati come la morte. Data la quasi totale assenza di armi melee rese inutili proprio dalla quantità di proiettili che i nemici sparano, vince ovviamente chi ha l'arma più rapida e potente. Il tutto quindi si riduce a selezionare la classe prima che lo facciano gli altri giocatori, entrare in partita, spawnare e morire ad una velocità sostenuta fino a fine partita. Vorrei dirvi che almeno fare kill è una cosa divertente, ma no. Le armi, nonostante facciano un casino della Madonna, sembra che non colpiscano mai l'avversario, e non perché fanno schifo i server o il netcode, cosa che comunque fanno, soprattutto se prendiamo in considerazione i primi giorni del lancio del gioco, ma perché manca una cosa fondamentale in uno sparatutto in prima o terza persona. Spari ai nemici, ma sembra che tu non li stia nemmeno colpendo. Se non vedessi il classico hitmark al centro dello schermo, non capirei nemmeno se i colpi vanno a segno o meno. Avete presente COD? Ecco lì, quando colpite un altro giocatore e vi appare l'hitmark, sentite sempre un rumorino che sembra un ticchettio. Quel rumorino serve non tanto a farvi capire di aver colpito l'avversario, ma serve di più a darvi un senso di soddisfazione nel colpirlo. Molti giochi, come Overwatch o Battlefield, hanno aggiunto addirittura una clip sonora per l'avvenuta uccisione. Se c'è una cosa che questo gioco fa bene, è proprio da ricercare nella soddisfazione che ti dà fare a fette le orde di nemici in PvE, complice la quantità smisurata di gore e sangue che condisce l'azione, dandovi l'idea del sì, cazzo, morite. Qui tutto viene annullato perché non c'è nemmeno quello. Niente animazioni fighe per le uccisioni, niente uccisioni spettacolari, solo pesanti armature ed un gameplay lento che cozza anche troppo con la rapidità con cui si può uccidere o morire. Sapete qual è l'altra cosa su cui molti recensori hanno tenuto il becco chiuso? Non sarà mica l'ennesimo titolo che esce finemente ottimizzato su console e vomitato su store come Epic e Steam, senza alcuna ottimizzazione al punto da sembrare quasi una beta pagata a prezzo pieno? Sì, ragazzi. Io ho un PC della Madonna, superiore a tutti i requisiti indicati su tutti gli store, eppure questo gioco gira in una maniera vergognosa, raggiungendo a stento i 50 fps in situazioni di fight con molti nemici o effetti a schermo. E la cosa divertente è che abbassare la qualità grafica non serve a niente. E risparmiatemi la cantilena del ma zio, le configurazioni del PC non sono tutte uguali. Ci sono tante variabili da tenere in considerazione, è normale. Questa storia vale per tutti i giochi che escono su PC, anche per gli indie programmati da un solo cristiano. Se fai uscire un AAA su una piattaforma e pretendi di venderlo a prezzo pieno, lo devi anche ottimizzare a pieno. E mi considero fortunato ad aver potuto anche solo avviare questo gioco. Il Discord ufficiale è pieno di utenti che l'hanno comprato e non sono riusciti ad andare più avanti della schermata principale. Mi sembro per caso arrabbiato in questo video, ma se lo sono, non è perché mi sono lasciato fregare ancora dei soldi dal portafogli, ma perché cavolo quanto è stata un'occasione persa. Space Marine 2 fa anche cose buone: l'immediatezza dell'azione, i personaggi ipercarismatici, il setting di Warhammer 40.000 reso perfettamente a livello visivo, i dettagli dei fondali e delle mappe, la difficoltà della campagna e tutti i momenti di narrazione, che siano sotto forma di gameplay o cinematiche, sono veramente di qualità ed è ciò di cui l'industria dei videogiochi oggi ha bisogno. Space Marine 2 è un grosso dito medio a tutti quei manifesti sociopolitici che infarciscono tutti i prodotti usciti nel corso di questi anni, ed è comico come sia uscito in un periodo estremamente buio per la comunità di videogiocatori, tra fallimenti epocali e disastri senza precedenti. Ecco un'altra cosa che probabilmente ha fatto bene Space Marine 2: scegliere la finestra di lancio e dire che non volevamo altro.
divertirci, ma non così. Questo gioco è tanta roba se lo si guarda solo per una o due ore e se si guarda solo alle promesse fatte, ma non è il capolavoro che ci stanno vendendo. Almeno per me. Questo era ciò che penso di questo gioco. Vi ho fatti arrabbiare? Pazienza. Sono sicuro che troverete tanti creator pronti ad elogiarlo, ma se vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti perché vi è piaciuto. Se ci state giocando ancora e quale modalità preferite tra quelle descritte e perché. Ho la speranza di aggiornamenti rapidi, resto in attesa di nuovi contenuti da parte di Saber Interactive ed incrocio le dita che non sia veramente l'ennesimo gioco di cui mi dimentico l'esistenza nel giro di un mese.